2, tra poco su Voi. Iniziano i telefilm di Boeing. Tu sei forte. Noi abbiamo bisogno di te, Florencia. Salvate il mio albero. Salvate il mio albero. Salvami, Fatina mia. Sei tu. Sei stato tu. Massimo, sei stato tu. Ma non capisci, ci hai salvati tutti e due. Hai salvato la vita a me e al mio albero. No, ma cosa dici, Florencia? Ho solo toccato il tronco. Appunto, nessuno può ridar vita a un albero solo toccandolo. Hai ridato vita anche a me. Aspetta, grazie mille, Fatine mie. No, ho solamente messo la mano. Accidenti, Massimo, come posso fare per convincerti che è tutto merito tuo? Aiutatemi. Ma con chi stai parlando? Flor. Massimo, Flor, io... Flor, ma tu stai bene, sei sana e salva e sta bene anche l'albero, ma sì, è un miracolo. Sì, ha fatto lui il miracolo. Non ci posso credere, con tutto quello che ho dato all'albero, sta bene. Che cosa gli hai dato? Tutto gli ho dato, gli ho messo il concime, l'acqua, gli ho dato il fertilizzante, le proteine, tutto. Tu? L'ho abbracciato, gli ho dato i baci. Tu hai fatto il miracolo. Come no, gli ho dato tutto questo proprio perché volevo che si riprendesse. Non capisco. Nemmeno io ti capisco. Io non ho mai nominato gli amuleti, lasciatemi in pace. Tu hai parlato degli amuleti, apri quella scatola subito. Io non apro un bel niente, questa scatola è proprietà privata e non ho mai detto la parola amuleti. Sì, hai detto amuleti. Hai detto amuleti perché sono i miei amuleti. Me li hanno portati dalla Cina. Visto che una strega è una strega. Non è esatto, piccolo impiccione. Malala è la regina delle streghe. Sta zitto, stupido. Sì che sono una strega. E sapete cosa farò adesso? Con questi amuleti? Li trasformerò in tanti rospi, rospi crudeli ed affamati, che vi salteranno addosso e vi mangeranno vivi! Ah! Venite, miei cari, andiamo a fare un po' di stregonerie. Sì, mamma. Finalmente lo ha detto che è una strega. Yeah, una molto strana confessione. E ora cosa? Ora voi piccoli andate buoni in vostra camera. Io vado in camera di Florisienta a vedere se amuleti stare lì dentro. Coraggio, veloci! Ah, gli amuleti erano qua. Le streghe non hanno mentito. Ah, Florisienta, tu allora guarita. Che paura tu fatto noi. Sì, sono un po' così, frastornata, un po' confusa, un gran caos in testa. Non capisco niente. Ah, certo, beh, non ti preoccupa. Ora ti faccio un tè e tu resta pure tranquilla. Ma che è successo, albero? Si è curato da solo? No, come poteva curarsi da solo? Questo è il problema, non so se è stato... Lorenzo con le vitamine e le altre cose, o se è stato Massimo con un miracolo quando l'ha toccato con la mano. Ah, ma allora? Non lo so, so solo che Delfina ha fatto qualcosa al mio albero e che vuole sicuramente uccidermi. Cosa? Tua sorella Delfina? Sì, quella strega in minigonna, quella belva che ha preso la mia croce d'argento e non si fermerà, io me lo sento, farà qualcosa di molto molto grave. Non li sopporto più, ti giuro che non vedo l'ora che si sposino e che se ne vadano a vivere in Congo o chissà dove. Quei due sono uguali, mentre sono stessi. Mentre tu invece credi di essere... Ah! Ai ai!
Carolina, Carolina, che succede? Che c'è? Vieni, vieni, vieni. Perché non mi hai detto che il pavimento è rotto? Sei pazzo! E come potevo prevedere che tu avresti... Scusate, mi chiedo perdono! Fammi vedere che per favore, le radici di quell'albero maledetto! Ora ti spiego che è successo al pavimento. Meglio andare via, amore. Non voglio interrompere un momento all'apparenza così romantico. Eh sì. Non ci posso credere, non ci posso credere! Le radici sono scomparse come per miracolo! Incredibile, Floriziana, le radici sono sparite! Che stranità! Che è successo? Grazie, fatine mie! Che altro succede? Le radici! Succede che il bene si impone sul male! Il potere delle mie fate si impone sul potere di voi brutte streghe! Quanto sono felice! Che gioia! Sono salvi i rami, sono salve le radici e salvo tutto l'albero e sono salva io! Evviva! Oh, Massimo! Sono salvi tutti, tutti siamo salvi, tutti siamo allegri e questa è la magia buona che sconfigge quella cattiva e... Accidenti, Lorenzo, che emozione! Ma questa Florencia è eterna, che cos'ha? Sette vite come i gatti, la odio! E anche quell'albero maledetto, che cos'ha? Un vero potere magico! Ora basta! Basta, bambina, calmati, amore mio. Sono in un momento cruciale, lo specchio, presto, dov'è? Eccolo, eccolo! Visto? Che carina, la mia faccia è tornata bellissima, boniglia. Come mi piace, come mi piace. Massimo, devi aiutarmi. Thomas, se deve chiedermi di non andare a scuola, ti dico subito di no. No, no, è un'altra cosa. Il problema è il vaccino. Flor vuole farcelo bene a tutti i costi. Io ti giuro che lo odio. Odio i dottori, odio l'infermiera, la puntura poi mi terrorizza. In cambio sono disposto a non fare nemmeno una sola assenza a scuola. Non fare dispetti a Roberta, ti prego non abbandonarmi. Thomas, sì? Ascoltami, il vaccino è importante. Se tu non facessi quel vaccino, ti potresti ammalare e le conseguenze sarebbero molto gravi, capisci? Anch'io da bambino mi sono vaccinato. Ah, sì? Ma certo, e quando vedo un'infermiera con una siringa comincio a sudare, mi si annebbia la vista. E senti il cuore che ti scoppia, vero? No, peggio. Una volta io sono svenuto. E allora se mi capisci mi risparmierai questo supplizio, no? Bene. No, ma posso prometterti che ti accompagnerò e che dopo ti farò una sorpresa, va bene? Ma come, non Massimo? Ti basta? E su, dai, figlio. Ti accompagnerai. Te l'ho promesso, certo. Ciao, amore, il mio bonbon. Ti disturbo? Hai cose importanti da fare? No, assolutamente. No? Ti serve qualcosa? Sì, che restiamo insieme da soli, tranquilli, e che non pensiamo a tutto quello che succede in questa casa, perché siamo molto stanchi, non è vero? Molto stanchi. Sì, sì. Però, anche se siamo molto stanchi... Sì. Non dobbiamo dimenticare l'amore. Sì, e che bella coppia che siamo, no? Pensa se avessimo dei figli. Ma... Freedom! Era uno scherzo. Vieni, abbracciami, era uno scherzo. Vuoi? Ah, sì, grazie. Olivia, vieni, vieni, entra. Noi stiamo vedendo un po' di TV, ma io mi metto qua sul letto e se vuoi ti puoi sedere. Ti faccio posto. Va bene, grazie. Prego. Bernardo, vieni, sono con Bernardo, per cui... Anche lui può. Ciao, salve. Siamo molto contenti che voi siete i primi a saperlo. Sapere cosa? Noi ci siamo rimessi insieme. Già. Vero, amore? Mi avevi promesso che ti saresti sciolta i capelli. Sì, però un po' più avanti, perché per ora ci stiamo ancora conoscendo. Sì, ma oggi le ragazze portano i capelli sciolti. Sì, certamente, ma vedi, io sono un tipo piuttosto timido, come dire. Non mi consideri come le altre, no? No, no, per nulla, sei completamente diversa, sei bella, meravigliosa. Alta, magra, carina, elegante, intelligente, è vero? Perché tu sai notare le mille differenze tra me e Flor, vero? Che cosa? Oh, sonno. Oh, sonno tremendo. Riposiamoci. Sognami, caro.